arrivato il mio nuovo animaletto dall'Africa! Ah, sì? Il cavallo Birma! Con questo animaletto potrò risolvere tutti i miei problemi! Mi passerà l'esaurimento nervoso che mi hanno fatto venire quei puffacci e non avrò più neanche... Aiuto! Stai zitta, brutto sacco di peli! Questo boa sarà la mia nuova arma per distruggere i puffi! La sanità calabrese sembra essere afflitta dall'eterna lotta tra i puffi e Gargamella in un villaggio felice e senza regole. Ironizza ma non troppo il deputato 5 Stelle Ciccio Sapia, che torna a puntare il dito questa volta sulla gestione delle dirigenze delle aziende sanitarie provinciali. Loro devono essere chiari e devono rispettare le norme, perché le norme ci sono e vanno rispettate. I dirigenti generali non possono fare quel che vogliono, così come non lo può fare Scura. Mario Oliverio sta guardando in maniera supina gli atti di Scura, senza dire nulla. Ma Scura dovrebbe chiarire alcune cose. Se ha rimosso Brancati, perché non rimuove gli altri che sono in disavanzo di bilancio? A che punto è il foglio di via del commissario Scura? Chiaramente non è un'oscura vicenda, permettimi il gioco di parole. A breve ci sarà un Consiglio dei Ministri, il 18 di novembre. Vediamo se lì la nomina che giace sulla scrivania del MEF verrà portata nel Consiglio dei Ministri, quindi verrà sostituito il commissario al disavanzo. Tra poco ci faremo una spremuta di puffi, mio piccolo spremi puffo! Marco Le Fosse per la CNews 24.